Siamo ormai arrivati alla fine di questo incontro e di tutti gli incontri a cui lei ha partecipato, manca solo Gallarate come tappa. Volevo chiederle qual è il suo pensiero riguardo a questi incontri, se sono secondo lei utili per i giovani d'oggi, se possono aiutare, un po' il suo pensiero. Certamente, allora sì, io avevo partecipato anni fa a un incontro simile. Quest'anno però, partecipando a circa 10 incontri, ho avuto modo di viverla un po' più, diciamo, intensamente, e fin dal primo incontro ho detto: chiamatemi anche nei prossimi anni, perché secondo me per questi ragazzi è importantissimo il fatto di ascoltare una storia, ma soprattutto è più importante che loro vedano con i propri occhi e sentano con le proprie orecchie cosa può accadere, anche se in minima parte, nelle strade. Perché un conto è immaginarsi un incidente o un urto tra una moto e una macchina, un'altra cosa è vederlo e sentirlo con le proprie orecchie. E infatti, non a caso, prima alcune ragazze hanno anche urlato perché si sono spaventate, cosa che non avrebbero mai fatto se non avessero partecipato a questo incontro. Perciò assolutamente, assolutamente sì, e ringrazio appunto l'associazione La Strada, la municipale, la polizia e il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, che mi ha coinvolto in questa esperienza. Grazie. Grazie mille. Volevo chiedere l'ultima domanda, dimmi. Per finire, se potesse scegliere un motto, una frase, quale sceglierebbe per descrivere un po' la sua vita, quello che è successo? Guarda, vi lascio in anteprima il libro che proprio ieri abbiamo consegnato alla casa editrice, che è Credere all'impossibile, perché è quello che mi ha smosso e mi ha aiutato a superare la mia disabilità, e che non significa dimenticarla, perché non l'ho dimenticata. Infatti non sono più salito su una moto, sto molto attento in strada e sono molto attaccato alla vita, però non mi lascio abbattere dalle barriere mentali. Cioè, è vero che ci sono tante cose impossibili da fare, come giocare a calcio con due gambe, ma prima di dire impossibile mi piace provare, cioè mi do l'opportunità di provare. È l'invito che faccio anche ai ragazzi: prima di rinunciare a prescindere, provateci, perché la parola fallimento è una parola che va eliminata dal vocabolario. Non esiste fallimento, ma esiste insegnamento, perché comunque ha imparato qualcosa.